Ciao a tutti, come il narcisista convince tutti di essere buono? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamenti diciamo base per partecipare live e dare un sostegno al canale, abbonamento ovviamente consulting per avere una consulenza telefonica. Ti ricordo che con l'abbonamento consulting potrai interagire direttamente con me, elaborare delle giuste strategie per raggiungere i risultati che meglio si diciamo confanno alla tua situazione. Ti ricordo che se poi il video ti è piaciuto e vuoi donare un caffè per simpatia al canale, basta scrivere sotto il video, c'è un cuoricino, clicchi lì sopra e fai la tua donazione. Ma veniamo al tema. Come il narcisista convince tutti di essere buono? Allora, i narcisisti, spesso le persone cadono, diciamo, vittime dei narcisisti. Perché questi, diciamo, gli fanno, tra virgolette, credere di essere buoni. E questo è un concetto che dobbiamo tenere presente. I manipolatori, spesso manipolatori accaniti come i narcisisti, camuffano, diciamo così, la propria indole e vengono percepiti dagli altri come persone buone, come persone affidabili. Tra l'altro a cui dare stima, considerazione in alcuni casi. È per questo motivo che spesso quindi i narcisisti hanno questa capacità di far innamorare, di coinvolgere, di sedurre. Questo è, il narcisista indossa delle maschere. Bisogna imparare, diciamo, a riconoscere i segnali. Perché i narcisisti non hanno empatia e quindi tessono la loro tela, la tela del ragno, convincendo chi li circonda di essere un buono. Questa strategia, diciamo, viene attuata sia dai narcisisti covert, diciamo così, nascosti, sia anche dei narcisisti stronici. Lo fanno in modo diverso, ma l'arte manipolatoria, diciamo, li spinge a cercare di far capire che sono dei buoni. Soprattutto le doti di manipolatore seriale, diciamo, che utilizzano. Tieni presente anche che spesso poi, tra l'altro, questa caratteristica, quando tu li hai smascherati, è quella che poi le persone ti daranno contro di te. Tua madre, magari, per dire, dirà: ma come lo lasci? Vuoi lasciarlo? Ma guarda che è un bravo ragazzo, un così bravo ragazzo, una così brava persona, tu lo vuoi lasciare? Perché, come dire, tu hai svelato, magari dopo tanto tempo, hai svelato, diciamo, questo velo, diciamo, di maglia, diciamo, per cui ti sei resa conto un po' di quella che è la situazione, ma magari molte persone attorno a te no, e quindi dicono: ma sei pazza, ma dove lo trovi un altro così? Ma lui ti ha sempre trattato bene, ti ha sempre rispettato. Ecco, quindi questo indurrà magari alcune persone a dire: ma forse sono io che sbaglio, forse sono io che vedo male le cose, forse non ho capito bene, cioè, quindi alla fine ti renderai conto cioè, penserai assolutamente che loro sono buoni, e questo è il concetto fondamentale, no? Questa è la cosa fondamentale, che alla fine ti convincerai quasi pure tu, anche dopo, successivamente. Quindi, tieni presente che invece il narcisista ha questa capacità manipolatoria, manipolativa, che utilizza, che tu devi tenere presente, devi prendere in considerazione se vuoi evitare appunto di finire nella trappola, di finire nella tela del ragno. Come fa il narcisista a fare questo? Insomma, come fa il narcisista a mettere in atto questo tipo di strategia che, come abbiamo detto, è veramente deleteria, tra l'altro ti distrugge.
Allora, come abbiamo anticipato, devi osservare, perché il narcisista cercherà di utilizzare il suo fascino, che è un fascino magnetico, gentile, e poi è comunque una persona accattivante. La maggior parte dei narcisisti si manifesta in pubblico tende a manifestarsi sempre premuroso nei tuoi confronti. Questa è una caratteristica. Guarda se c'è differenza tra quello che fa in pubblico e tra quello che fa in privato. Questo è un segnale, perché il narcisista, quando passerà la squalifica, tieni presente che cercherà di squalificarti sempre in privato, mai in pubblico, perché in pubblico lui anzi dovrà passare come vittima. Tra l'altro utilizza questa tecnica per cui tu verrai poi essere etichettato come quella cattiva, perché lui in privato ti stuzzicherà, alimenterà il fuoco, ti denigrerà quando vuole squalificarti, no? Per fare che cosa? Per spingerti magari a sbottare o a fare delle cose in pubblico. E quindi il pubblico, ma guarda che arpia che è questa, o viceversa. Per adesso mi riferisco a te come donna, ma mutatis mutandis, diciamo, vale anche, cioè, vale anche per un uomo, non è che sia. Quindi tu verrai etichettata come l'arpia, come la strega cattiva, no? Perché sbotti in pubblico, magari ti genera, ti carica di rabbia, di risentimenti, quindi magari hai qualche gesto scortese pubblico, mentre lui in pubblico appare sempre San Francesco d'Assisi. E quindi, beh, tieni presente che questo è un qualcosa che devi cambiare. Il narcisista cambia volto, questo è un dato di fatto, no? Quindi di questo devi tenerlo presente. Questa è una strategia che utilizzano molto spesso. E poi il narcisista cerca di ingannarti anche facendo capire di essere una persona di successo, facendo capire di essere meglio di tutti gli altri. Talvolta il narcisista è anche una persona di successo, diciamoci la verità, però utilizza molto il fascino del potere, no? Questa cosa qua. E quindi però fa vedere di essere magnanimo, fa vedere che nonostante lui sia, come dire, una persona arrivata, una persona di successo, ti prende in considerazione, anzi, ti dice che è innamorato di te, ti dice che ti desidera, ti ama, insomma, nella fase iniziale. E questo è un qualcosa che utilizza abbastanza spesso, no? Ripeto, spesso i narcisisti occupano posizioni anche di potere, anche rilevanti, proprio perché questa loro caratteristica di non avere empatia, di riuscire a mantenere tassativamente il distacco, di non innamorarsi può portarli, diciamo, non tutti, ma può portarli magari non al top, perché poi ci sono, però dipende un pochettino, insomma. E sfruttano quindi anche uno pseudo carisma, no? Cioè, perché apparentemente il narcisista sembra anche una persona carismatica, no? Per cui viene spesso adulato da molte altre persone, e sfrutta anche il fatto che si costruisce le scimmie volanti, no? Per cui il fatto che le scimmie volanti sono a sua disposizione, che lo loderanno, quindi gli diranno che è uno buono, eccetera, metteranno te a crederlo, perché anche per un meccanismo di preselezione, no? Se vedi qualcuno e lui ti metterà in contatto, cercherà di metterti in contatto in qualche modo, farti avere l'opinione delle sue scimmie volanti, perché sono proprio le scimmie volanti che gli daranno questa possibilità. E beh, questo lo renderà, diciamo, da un certo punto di vista sicuro che potrà, diciamo, fare conto su tutta una serie di personaggi che di fatto gli daranno corda. E questo è un qualcosa di fondamentale. Tra l'altro, quando il narcisista si accorge, diciamo così, che gli altri non sono più così orientati, diciamo, ad adorarlo, inizia a incattivirsi, inizia a sviluppare lì. Ecco, quindi stuzzicalo da questo punto di vista, fatti vedere che non lo adori più, non che lo tratti male, ma che non lo adori.
E questo può darsi che lo spinga a innervosirsi e a manifestare talvolta anche in pubblico, diciamo così, quindi la maschera cade, il velo di Maya cade anche in pubblico a manifestare la sua, come possiamo dire, il suo essere comunque di fatto un personaggio negativo. Questo va tenuto presente. E poi un'altra strategia che usano spesso i narcisisti è l'avere una finta sensibilità, no? Farsi vedere romantico, soprattutto all'inizio, no? Il fiore, la cosa, eccessivamente talvolta, e quindi questo fa parte un po' del love bombing, no? Dove attraverso il love bombing dimostrano insomma, di essere persone comunque molto interessate e qua beccano proprio tutte quelle che sono bisognose perché, diciamoci la verità, se tu pensi un attimino che nessun pranzo è gratis e che non è che quando uno ti vede sembra che ha visto la Madonna, vuol dire la Madonna ce n'è una o ce ne saranno diverse, ma non sei tu. E quindi questo è un dato di fatto, no? E quindi non cadere nella trappola della tua vanità, fondamentalmente, perché è la tua stessa vanità che ti fa cadere nella trappola. E poi ci sono altre strategie che utilizzano i narcisisti, come quelle dei narcisisti istrionici, quella della simpatia, dell'essere un po' al centro dell'attenzione. Questo mostrarsi simpatici, ironici. È qualcosa che possono avere, soprattutto gli istrionici, non sicuramente i narcisisti covert, che lo fanno pensare, diciamo, fanno pensare agli altri che comunque è una persona interessante, non sicuramente una persona negativa. Ecco, queste sono tutte le strategie che i narcisisti di fatto mettono in atto per farsi, come dire, percepire diversi da come sono in realtà. Quindi cerca di cogliere questi segnali perché, beh, diciamo che se li cogli, ne va, sicuramente della tua salvezza da questo punto di vista. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che se il video ti è piaciuto, puoi fare una piccola donazione, un caffè, andando sotto al video, c'è il cuoricino, clicchi lì e fai la donazione, insomma, se vuoi, di un caffè per simpatia al canale, che è sempre gradito comunque. E poi seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco Ufficiale e su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. E ti ricordo che su questo canale ci sono diversi livelli di abbonamento base per partecipare alle live. E poi c'è l'abbonamento consulting invece per ricevere una consulenza diretta con me. Con la consulenza diretta con me avrai la possibilità comunque di, diciamo, interagire direttamente, elaborare la giusta strategia che ti consentirà di ottenere dei risultati nella seduzione. Cioè si elabora assieme una strategia finalizzata al raggiungimento di un obiettivo sentimentale affettivo di conquista o eventualmente anche di riconquista. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!